Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Card Shark. Oggi il gioco si fa duro, infatti non solo sarò costretto a vestirmi da donna, non solo dovremo affrontare un baro come noi e cercare di fregarlo, ma addirittura il singhiozzo in agguato e sarà molto imbarazzante. Buona visione! Signori, tutto mi sarei aspettato, meno che scoprire che a quanto pare sono il figlio illegittimo del re. Chi l'avrebbe mai detto? Sono un principe, cioè, ok, principe illegittimo, quindi praticamente la mia carica non vale nulla. Però sicuramente il conte riuscirà a coinvolgermi ulteriormente nei suoi piani, troverà qualche modo per utilizzarmi per i suoi scopi malvagi. Ad ogni modo, prima di iniziare l'episodio, vi faccio vedere una parte che ho registrato lo scorso episodio, che non c'è stato tempo di inserirla per questioni di montaggio, tempistiche e via dicendo, che ci permetterà di capire meglio la situazione. Figliolo, devi avere molte domande. Stavolta ti dirò tutto. Basta maschere. Conte, mi dica tutto su di lei. Un tempo avevo grande influenza. Ah, il covid, robe brutte. Prima che perdessi il favore del re, ero un pavone a spasso nei giardini di Versailles. Forse ti ricorderai che dissi di aver sentito una diceria un giorno. Soltanto qualche parola intrigante, ripetuta con un filo di voce. Mi condussero a Pau, dalla signora Porterhouse. Sai, la tua vecchia padrona nascondeva qualcosa. 20 anni or sono, gestiva una locanda nei pressi di Parigi. Si chiamava Le 12 bottiglie di latte. Eccolo lì, porca di quelli per porca. Ora ha tutto più senso, anche lei faceva parte del piano del re. Però ci ha tradito malissimo, santo cielo. E anzi, scusate, ci ha trattato malissimo. Seguì il mio istinto, là era successo qualcosa. Qualcosa che il re cercava di nascondere. Adesso sappiamo che l'amante del re, Sophie d'Aubigny, era in realtà sua moglie. E diede alla luce un bambino. Un bambino muto, certo, ma non di meno un forte pretendente al trono di Francia. Credo che la signora Porterhouse sia stata incaricata di crescerti, in disparte. La vecchia bastarda. La signora Porterhouse è morta prima che riuscissi a chiederle degli eventi raccontati da Teodore Aramis. Ma ho avuto l'intuizione che in qualche modo tu fossi coinvolto. Oltre a un apprendista mi sono procurato un principe. Bastardo, fa tutto parte del suo piano? Ci sta usando alla grande. Sì, credo che tu sia il segreto. Sei l'erede al trono di Francia, nonché un'irritante spina nel fianco del re. Bastardo, padre. Il re ti vuole vedere morto, è ovvio. Ecco perché il suo segugio, MacGregor, ci sta dando la caccia in questo modo. È stato inviato dal suo padrone per starci alle calcagna. Nient'altro? Beh, parlami di MacGregor. MacGregor è la spia principale del re. Cerca disperatamente di impedire che la tresca venga alla luce. Nient'altro? A sto punto parliamo di Julie. Chissà cosa dirà Julie d'Aubigny. Tu sei suo nipote. Eugene, adesso abbiamo una mano straordinaria da giocare. Sarà una mano difficile, ma non c'è altro modo. Dobbiamo andare a Parigi e affrontare il re. Ah, benissimo, a carte magari. Se non lo facciamo, prima o poi MacGregor ci troverà. Il re non può ignorare la tua richiesta, ci stai? Ma certamente ci tengo alla mia vita e alle mie balle. Sono felice di averti a bordo, faremo miracoli. Per entrare a Versailles ci serve una via d'accesso, una presentazione. Inoltre dobbiamo lavorare sulle tue buone maniere, mio caro Eugene. Questo mentre eludiamo i bruti di MacGregor. Conosco alcune persone, ti aspetterò nella carrozza. Ok. Il signor mago è qua fuori? Sempre che gioca a carte lui, Sì, ma troppe rivelazioni, gente. Ah, stavo skippando le risposte visto che il salvataggio mi ha riportato un po' indietro. Ho provato a dirgli di no stavolta e il conte mi sta ignorando completamente. Santo cielo, mi ignora, guarda che roba. Ma porca di quelli per porca. Ho provato a dirgli no, io non voglio far parte del tuo piano. E niente da fare. Allora, vuole che salgo a bordo della carrozza. Datemi giusto un secondo che vado a parlare col signor mago. Gli devo un po' di denaro. Ho sentito il nostro caro conte. Sembra piuttosto emozionato dalle prospettive di Versailles. Fa attenzione a MacGregor, è potente e pericoloso. Nel frattempo hai qualcosa da offrire al fondo del campo? Il conte donerà 160 luigi alla nostra causa. Tu hai qualcosa da parte? Non è che ce ne restino tanti. Se ne dono anch'io almeno 160, ce ne rimarranno praticamente un centone. Facciamo che dono 170. Dono sempre un pochettino più di quello straccione, di quel barbone. È molto generoso da parte tua. Grazie. Ci sarà qualche pancia piena stasera, promesso. Il nostro piccolo fondo sta aiutando sempre più persone. Le sofferenze della nostra gente sono intollerabili. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Nessuno lo farà per noi. Ok, dimmi di più, visto che vi sto dando una marea di danaro. Hai donato 1610 luigi alla nostra causa. Stai facendo molto per la nostra gente. Grazie. L'importante è che apprezziate il mio contributo, perché con quel denaro ci potevo comprare un bel po' di cose. Allora, dove andiamo di bello quest'oggi? Si ritorna ai bagni? Ma è già passato un mese, io non mi lavo più di una volta al mese. L'ultima volta abbiamo rischiato di essere arrestati.
non è andata molto bene. Ti starai domandando perché torniamo a... vabbè, ai bagni praticamente. Mi è giunta voce che il grande Cagliostro vi terrà una seduta spiritica. Gli informatori sono attratti dagli spiritisti come le mosche dal miele. Sprecare questa opportunità è da sciocchi. Abbiamo appuntamento con un barone che parteciperà all'evento. Speriamo che il colonnello Gabriel abbia altri impegni. Per il nostro trucco dobbiamo approfittare dell'ambientazione. Le sedute sono, come dire, inquietanti o fasulle? Assolutamente fasulle. Esattamente. Una serie di trucchi per creare l'atmosfera. Una stanza buia. Ci sono. Sfrutteremo il buio a nostro vantaggio. Segneremo il retro delle carte con questo pennello che ho preso dall'atelier del maestro Bell. Ah, ecco perché me l'aveva fatto rubare lo scorso episodio. Un segno leggero che noteremo soltanto noi, perché sapremo dove guardare. Ho bisogno che indichi le carte alte che saranno in mano al mio avversario, mentre gliene rifilerai di basse. Questo ci porterà a una vittoria talmente schiacciante che il nostro obiettivo giurerà che c'è uno spettro che sta condizionando la partita. Per prima cosa la nostra nuova tecnica, il pittore. Oddio, ne ho trovata un'altra. All'inizio della partita farò scivolare un mazzo nella tua tasca e troverò una scusa per farti alzare dal tavolo. Cosa c'ho, la diarrea stavolta? È una seduta, quindi suppongo ci saranno incenso e altre esalazioni. Potrebbe venirti la nausea. No, non sono incinto. Una volta che sarai da solo, darai dimostrazione della tua creatività. Usando il pennello, segna una manciata di carte alte dal mazzo. Puoi ignorare i semi, ma assicurati di trovare un modo per differenziare i valori di Fante, Regina, Re ed Asso. E come cocchio faccio? Decidi tu, sarai tu a doverle decifrare in seguito. Che ne dici? Posso consigliarti un metodo? Sì, va bene, accetto sempre i consigli. Molto bene. L'asso è la carta più forte, quindi gli concedo il posto più alto. Dopo segno le altre carte alte in ordine discendente, muovendomi in senso orario attorno ai punti. Ah, quindi asso, re, donna e fante. Questo metodo ha funzionato per me. Usalo come meglio credi. Pronto a provare a dipingere qualche carta? Va bene. Segna 6 carte alte per te. Ok, il problema è che il movimento è molto ma molto irregolare. Allora, il fante si segna direttamente lì. E come torno indietro? Ah, devo cliccare qua. È scomoderrimo. Spero di poter usare magari il ESC. Vediamo un po'. Facciamo così e se premo ESC. Ah no, mi torna al menu. Ok, ribadisco, scomodissimissimissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, no! Dall'altra parte, maronne. Ammetto, questa è una di quelle poche cose che con il controller era decisamente molto ma molto più pratica. Pronto a proseguire? Sì, fin qua tutto chiaro. Dopo aver segnato alcune carte alte, tornerai al tavolo per rivedere la nostra vecchia amica Mano Appiccicosa. Guardi, si dia una lavata, porco cane. Tuttavia, stavolta cercherai una carta per il nostro avversario. Quindi scegliene una bassa, 2, 3, 4, eccetera. Quindi in questo caso mettiamo il 4. Perfetto. Ah, devo prendere al volo, non l'ho mai fatto da qui. Aspetta un secondo, quindi faccio clicchete così. Ah, ok. Semplice, semplice. Bene, questa carta bassa adesso andrà in cima al mazzo. Le nostre carte sono pronte, è ora di distribuirle. Iniziamo con la carta bassa che hai appena nascosto nel palmo. Continua, distribuiscila al tuo obiettivo. È quello seduto alla tua sinistra, quindi devo fare clicchete e poi andare tipo... A tempo? Ah no, devo cliccare direttamente sui simboli delle loro teste. Esatto, trova il giusto ritmo mentre distribuisci, altrimenti desterai sospetti. Riprendiamo. Quindi faccio clicchete, clicchete e poi a me stesso. No, dove devo cliccare per andare a darle a me stesso? Gioco, sei stato un attimo... E io sto cliccando! Ma non mi sto autodando le carte? Questa non l'ho capita? Ok, è un po' bagatello il tutto. Ma oh, che cos'è questa? È una delle carte alte che hai segnato e stai per darla al tuo obiettivo. Grazie al tuo sistema di segni dovresti conoscerne l'esatto valore. Ah, la devo notare direttamente da lì, quindi è un re. Ok, quindi devo fare molta più attenzione. Non devo solo darle ad coccium, ma devo anche tenere in considerazione di cosa si tratti. Tieni d'occhio le altre carte alte distribuite dal tuo avversario. Dopo mi segnalerai quella più alta. E vabbè, ma devo fare troppe cose effettivamente. Allora, continuiamo a distribuirle a tutti. Ok, ho anche capito come darle a me stesso. Aspetta. Ok, per adesso sono tutte carte normali. Però, signor Conte, mi avrebbe dovuto avvisare prima. Quelli per porca. Per un secondo ho visto un asso che ho dato a me stesso. Ricordi la carta più alta data all'avversario? Credo fosse il re.
Tenendo a mente quella carta, continua e usa segnale pizzica e lascia per indicarne il valore. Quindi diciamo che era... Beh, come devo fare? Così? Un re? Valore corretto! Yay! Ok, questa l'abbiamo capita. Però sì, si sta complicando anche troppo. Troppe cose da memorizzare, da tenere in considerazione, mentre poi la barretta si muove. Ottimo! Grazie al tuo impegno. Adesso conosco l'arma segreta del mio avversario. È ora di provare senza il mio aiuto. Ah, quindi ci fa un partitozzo completo, è sicuro? Allora, cominciamo quindi segnando tutte le varie carte. Ho scoperto che cliccando così posso muovermi molto più rapidamente all'interno del mazzo senza far boiate. Ecco qua, così è decisamente molto ma molto pratico. C'è però un alto rischio che qualcuno se ne accorga, vabbè che nessuno controlla il retro delle carte. È una tecnica un po' rischiosa, per quanto è abbastanza improbabile peraltro riuscire a colorare esattamente un punto delle carte. E voilà, abbiamo usato anche una petala, la donna era qua sotto. Dovrei aver fatto tutto correttamente, olè. Ora gli dobbiamo dare la carta più bassa che abbiamo. Abbiamo solo un 6, quindi non possiamo fare di meglio. Che poco tempo che mi dai. Ottimo. Ok, cerchiamo di temporizzare il tutto correttamente. Vai. E poi a me. Questa è una carta normale, quindi per adesso nessun problema. Anche questa è una carta normale. C'ho un cago in mano di sbagliare, che qualcosa di assurdo. Ok, questo è un asso. Perfetto, quindi tutte le altre automaticamente perdono importanza perché l'asso diventa la carta più alta. A posto, quindi faccio oppala. Vado senza controller, è stranissimo. Ottimo lavoro! Abbiamo imparato una nuova tecnica, il pittore furtivo. 18 di 28, ne mancano ancora 10, gente, è praticamente fatta. Vuoi fare un altro tentativo o preferisci riposare per il resto del viaggio? No, no, mi riposo. Ci sono stati anche troppi colpi di scena nelle ultime ore di gioco. Bene così, allora. E ora facciamoci un sonnellino. Sì, ma non nello stesso letto, Conte, perché lei scureggia e ruta tutta la notte. Devo dire che un'altra gita ai bagni è una pausa gradita. È noto che anche tu inizi ad apprezzare le cose belle della vita. Non è vero mai. Ah, se quel giovanotto trasandato di Po ti vedesse ora. Diciamo che la mia vita è molto cambiata. Ho rischiato un sacco di essere ammazzato, arrestato e tutte cose. E anche trafitto male. Con quante candele, non me lo dici? Bene, figliolo, com'è la situazione? Direi via libera. Sono felice di saperlo. Come fa a capire tutto quello che io penso, mimo e via dicendo? Conte, c'ha un'aria da cazzaro, lei, che è qualcosa di incredibile. Mi dispiacerebbe incontrare di nuovo il nostro buon amico colonnello. L'ultima volta siamo stati quasi beccati. Beh, evitiamo che capiti di nuovo, signor Conte, ma... Cos'è successo qui? Dove sono tutti? Che sta succedendo? Ayo, la gente è andata fuori di testa! Una mandria di ricchi, cosa sta succedendo? Facciamo finta di nulla? Scappiamo anche noi? Cosa avete combinato voi altri? Questo è il conte Alessandro di Cagliostro. Mese mia, aspettate, non scappate. È stato un disastro, Franz, una catastrofe inaudita. Questo invece è Franz Mesmer. Che coda vi aspettavate? Mi avete chiesto di ipnotizzare il barone di quello che ho fatto. Avevo soltanto bisogno che entrasse in trance e ci parlasse della moglie defunta. Non volevo che impersonasse Belzebù e cercasse di divorare il cuore del mio pubblico. Non è colpa mia se la mia arte desse i sentimenti più potenti che l'uomo conosca. Oh, per l'amor del cielo, risparmiatemi la retorica. Signori, non potete passarmi anche dal francese al tedesco, italiano e tutte cose. Signore, scusate la mia intrusione, siete il grande Cagliostro? Proprio così. Siete qui per la seduta? Temo che sia già finita e i miei ospiti sono andati via. Che peccato. Avevo organizzato una partita a carte con uno dei vostri ospiti, il barone. Purtroppo il barone è indisposto al momento. Molto probabilmente indigestione. Volete giocare con noi? Non saprei. Una partita di carte è un provvidenziale strumento per leggere i destini degli uomini. Sediamoci, adesso giochiamo. Ah, sto confondendo gli accenti e tutte cose. Mi posso unire anch'io? Giuro che non vi disturbo, praticamente non apro bocca. Ok, cerchiamo di non far boiate. Ui là, il signor Cagliostro c'ha un bel po' di danaro. Per adesso evitiamo di rischiare, fin tanto che non siamo sicuri, della nostra tecnica. Cosa c'è, figliolo? C'ho lo squarous brutto! Le esalazioni? Di che si tratta? Signori, volete scusare mio figlio per questa manche? Ha un capogiro. I giovani loro capogiri, nessun problema. Perfetto, quindi possiamo andare a preparare le carte. Prima di andare mi riempiresti il bicchiere. Ma certo, papà, non sia mai che non diamo un po' di peso anche al tuo alcolismo. Oh, posso versare con molta calma con il mouse. È decisamente molto più semplice. Ma mi straprendi in giro. Ma che cocchio. Avrei dovuto utilizzare mouse e tastiera fin dall'inizio. Ok, Lonino, non fare boiate. E cerca di perdere meno tempo del previsto. Qui abbiamo l'asso, quindi lo segniamo qua sopra.
E vabbè, la barretta si sta muovendo anche troppo rapidamente. Scorri, 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 scorri. Qui abbiamo una donna, una bella donna. E la segniamo qua sotto. Ciccio, datti una calmata con quella cocchio di barretta. Ora che segno 6 carte, passerà anche un sacco di tempo. Vai così, ottimo. Qui abbiamo un asso. Oh, ne sospetta veramente troppo. Voglio dire, è pur sempre un baro anche lui. Quindi è normale che sospetti indietro. E a posto, credo. Dovremmo aver fatto tutto correttamente. Torniamo sopra. Bentornato, Eugene. Dal momento che sei in piedi, mi verseresti un altro po' di vino? Va bene, papino. Non ti preoccupare. Cuccati tutto l'alcolismo over 9000. E olè. A posto, buona versata. Sto cercando di dargli un po' meno vino, ora che posso controllare meglio la mia mano. Allora, dobbiamo dare il 5 al nostro avversario. Sono pronto, quick time. Non ti temo, oddio, per un secondo l'ho temuto, ma proprio una cifra. Allora, cerchiamo di non far boiate. Carta 1, carta 2, carta 3, carta me. Ok, gli abbiamo dato un asso, quindi non mi devo preoccupare di controllare il resto delle carte. Fintanto che il tempismo è giusto, in teoria la barretta non si dovrebbe muovere. Però sì, basta un click errato. E non so perché si triggereranno tutti proprio una cifra male. Siamo stati fortunati con l'asso, ma proprio una cifra verso l'alto e olè! Ok, prima manche vinta. Vabbè, erano anche poche monetine. Sono esterrefatto, prego. Esterrefatto è una parola che ho appena inventato. Sì, tutto molto interessante. Questa volta gli ciuccio un cinquantino. Sperando di non far boiate, gli diamo sempre una carta bassissima. Puoi sbagliare, Lon. Era strettina la barretta comunque, porca di quelli per porca. Allora, vediamo di temporizzare il tutto correttamente. Il 4 è sempre la carta iniziale. Porco cane, ok, un asso. Non ho visto se è salito il livello di sospetto. Ok, le altre non sono importanti perché ancora una volta siamo stati sculati con quel cocchio di asso. Maronne, oh, probabilmente questa fase sarebbe stata più tranquilla con il controller e asso, valore corretto. Manche finta, altre 100 monetine. Ok, sta andando tutto bene. Che man, siete un bastardo fortunato. Devo ammettere che non mi aspettavo un simile risultato. Oggi il destino non è dalla vostra. Ok, potremmo andare di centino. Gli svuotiamo tutto il conto in banca sperando di non far boiate. Ok, Lonino. Porco cane, su tutte carte alte, Conte. Ho avuto una mano veramente buona. Non è colpa mia, non se la prenda con me. Io faccio anche del mio meglio, ottimo. Se caniamo questa piango nel profondo. Allora, 3, 2, 1, vai. Perfetto, allora il primo è sempre la carta che abbiamo pescato. Devo controllare poi tutte le altre. Ok, gli abbiamo dato un jack. E questa a me. Carta normale. Porco cane, dai, dimmi che gli diamo un asso e tanti saluti. Carta normale di nuovo. Gioco, mi devi tenere in ansia perpetua. Ok, è un asso, è un asso, un asso, un asso, ottimo. Siamo stati anche fortunati. Ok, asso, valore corretto. Perfetto, l'abbiamo lasciato letteralmente in mutande. Ecco, è stato un disastro. Non sono che un fantoccio nelle mani di forze volubili. Adesso devo andare a meditare. Sono contento per voi. Quindi siamo venuti qua solo per spolparlo completamente. Ottima partita, è andata bene. Pianifichiamo la nostra prossima mossa. Non penso ci fosse neanche bisogno di tutti sti trucchetti, porco cane. Però, vabbè, il conto in banca ci ringrazia. Dove poi andiamo di bello? Schloss Favorit. Che poi è? Siamo a Ludwigsburg in Germania. Ok, ci saranno un sacco di monetine tuttavia per partecipare. Stiamo lasciando la Francia, dobbiamo tenere un basso profilo. McGregor avrà difficoltà a rintracciarci in Germania. Soprattutto allo Schloss Favorit. Non so nemmeno come si pronunci. È il luogo perfetto per insegnarti come comportarti nell'alta società, ecco cosa. Frederick von Wuttenberg, che ci ospiterà, è estremamente geloso di suo cugino Luigi XV. Dicono che la sua corte sia più raffinata di Versailles. Naturalmente non puoi presentarti in società vestendo, beh, i tuoi panni. Ehi, mi sento un pochettino offeso. Un giorno potrei farlo, ragazzo. Ti presenterò come Madame? Madame de Saint-Ferlaine, una vedova che ha fatto un voto di silenzio dopo la tragica morte del marito. Scusi, credo di aver frainteso. Che c'è che non va? Non sarai uno di quegli sciocchi che si fanno problemi a indossare una gonna, vero? No, guardi, non mi aspettavo queste frasi, signor Conte. Siamo nell'era dell'illuminismo. Comunque sia, non ti travestirai per semplice divertimento. Vedi, vestirsi da donna permette di usare alcune nuove tecniche nella nostra strategia. Utilizzerai due diversi metodi per darmi più informazioni possibili sulla mano del mio avversario. Si tratta di un segnale in entrambi i casi.
La prima fase richiederà un intervento attivo, la seconda è decisamente più passiva. Sono profondamente confuso. Oh! Vi ricordate che qualche episodio fa ci hanno dato il coso con i trucchi, lo specchio dentro e tutte cose? Forse lo dovremmo utilizzare in questo caso. Sfruttandole entrambe avrò un significativo vantaggio contro gli avversari. Per prima coda ti infilerò... No, un mazzo in... Per un secondo l'ho frainteso. Infilerò un mazzo, dici, vabbè, Conte, parliamone almeno. Un mazzo in tasca e troverò una scusa per farti alzare dal tavolo. Se mi infili un mazzo, vedi come mi alzo dal tavolo. Lol, un po' di serietà. Una volta solo dovrai di nuovo... Ormai mi sono rovinato quel poco di family friendly, ma vabbè, dettagli. Conte, guardi che il mazzo non si alza però con tutto quell'alcol, eh. Basta, Lon! C'ho una ridarola assurda. Una... No, è venuto anche singhiozzo. No! Una volta solo dovrai di nuovo dimostrare la tua... No, il singhiozzo di nuovo, sono già rimasto fregato in passato. Ho mangiato anche le patatine fritte stasera, quindi ho i giri quelli brutti. Una volta solo dovrai di nuovo dimostrare la tua creatività con il pennello. Era ambigua anche questa. Ma questa... Non posso andare avanti in sto modo. Ma questa volta dovrai seguire precisamente... No, figliato. Precisamente le mie istruzioni. E perché? È fondamentale che io identifichi le carte migliori del mio avversario durante la partita. Ho creato un sistema molto semplice, ascolta attentamente. L'asso è la carta più forte, quindi naturalmente va in cima. Segna il resto delle carte alte in ordine decrescente seguendo i punti in senso orario. Ok, e fin qua tutto uguale. Perché in questa mano non provi a segnarmi tre carte alte? L'abbiamo già fatto, non è un problema. Ma guarda un po' che impudenza. Benissimo, dovrei dimostrare la tua tempra durante la pratica. Una volta applicati i segni, dovrai passare alla seconda e più importante parte del piano. C'è ancora un po' di singhiozzo in me, purtroppo. E non so perché fare la voce del conte, peraltro mi sta facendo venire su tutta la cena all'improvviso. Ecco, neanche detto. Dettagli. La parte indiscreta. Dobbiamo trovare un modo per farti dare una sbirciata con noncuranza alle... Ah, abbiamo lo specchio, in effetti. Uno specchio! Uno specchio! Giusto, giusto, certo. Ovviamente era quello che stavo per suggerire anch'io. Osserva e segnalami il seme più forte dell'avversario mentre fai finta di ammirarti allo specchio. Marone. Lo sappiamo tutti che quando mi inizia il singhiozzo durerà per almeno una decina di minuti. Soprattutto se devo far commentari. Osserva bene le carte dell'avversario, lo specchio. Non mi viene la voce del conte, ragazzi, siate magnanimi in questo momento. Ok, ha tre quadri. Assicurati di ricordare il numero di carte del seme più forte. Mi piace chiamarlo lo sguardo allo specchio. E basta. Conte, gli è venuto il singhiozzo, ha bevuto troppo vinello frizzantino. Subito dopo dovrai usare il ventaglio per segnalarmi il seme più forte dell'avversario. Lascia che ti spieghi come funziona il segnale del ventaglio. L'apertura del ventaglio serve... Oh, mi sono adesso l'immagine. Yushin, come ti sei ridotto? La donna più brutta di tutta la Francia. Il problema è che adesso ho problemi a fare sia la voce del conte che la mia. L'apertura del ventaglio serve... Ah sì, ok, questo l'avevamo capito. Se fiori, apri il ventaglio solo un poco. Se cuori, aprilo a metà. Nel caso di picche, aprilo quasi del tutto. E per segnalarmi i quadri, aprilo completamente. Il numero di volte in cui ti sventoli indica quante carte del seme più forte ha in mano l'avversario. Ok, direi tutto sufficientemente chiaro. Ora prova a spiare la mano dell'avversario prima di segnalarmi il suo seme più forte. Come faccio? Ah, devo trascinare lo specchio. Ciaone. Wow, sono riuscito a trovare me stesso. Sono una donnina per niente sexy. Come faccio a capire dove si trovi il tizio, tuttavia? Ah, questo deve essere il conte, aspetta un attimo. È che davvero il movimento... Sì, il conte. Dicevo, il movimento è completamente sballato. Yay! Ho trovato le carte dell'avversario! Ci ho messo solo 3 minuti! Ok, andiamo avanti. Quindi erano 3 di quadri. Okay, questo è il quadri. Poi devo fare 1, 2 e 3. Perfetto! Non approvo il mio abbigliamento, tuttavia. Ottimo lavoro! Yay! Nuova tecnica! La spazzola e il ventaglio! 19 di 28! E la dignità l'abbiamo completamente gettata dalla carrozza. Penso che tu sia pronto, ma se vuoi esercitarti ancora non sarò di certo io a impedirtelo. Andiamo avanti, che è meglio, che sennò sto singhiozzo non finisce più. Bene, non bisogna stancarsi inutilmente. Sveglia, ragazzo! Guarda fuori dal finestrino! Dal finestrino, siamo arrivati! Yay, signor Conte, sono proprio contento.
Va la nobiltà tedesca come si trattava bene al tempo. Frederick! Conte di Saint-Germain, vous ici! Ah, è un tedesco che prova a parlare in francese, giustamente. Ma sì, amico mio, quanto tempo è passato da Versailles? Sapete, di quel tempo che rimbianco solo le nostre partite a carte. Quanta passione nel vostro stile, caro conte! Beh, dovremmo giocare in memoria di Versailles. Ce la puoi fare, Lon. Ma prima vi presento la mia protégée. Graciella, venite qui, per favore. E io sono Graciella, ovviamente. Fatemi fare la mia entrata trionfale. Sto singhiozzo non mi abbandonerà mai. Maronne! Peraltro sono anche una donna molto alta. Madame de Saint-Ferlaine, permettetemi di presentarvi il duca Frederick von Württemberg. No, non mi fate il baciamano, che c'ho tutta la mano pelosa e schifosa. Incantata, madame. Arrossisci. Oh, per favore, non mi guardi in faccia. Graciella ha fatto un voto di rimanere in silenzio per 10 anni. Suo marito era nell'esercito. Una storia raccapricciante. Non oso raccontarvela. Vi prego, caro conte, non turbiamo il nostro ospite. Piuttosto, godiamoci la serata. Madame, volete unirvi al nostro tavolo? Purtroppo Graciella si limiterà a osservare la partita. La poverina si dimentica sempre le regole. Ah, sono muto, stupido, eppure vedovo. Ho avuto una vita molto difficile, a quanto pare. Allora ci manca un giocatore, vediamo. Julie, volete unirvi a noi? Julie Daubigny, perfetto. Oh, con sommo piacere. Conte, guardi chi è arrivato. Tecnicamente quella è mia nonna, ora che ci penso. Conte di Saint-Germain, ci rincontriamo. Julie Daubigny? Oh, io non mi aspettavo di incontrarvi qui. Credevo che ci saremmo incontrati a Parigi. Oh, non è stato difficile rintracciarvi. Saint-Georges mi ha raccontato della vostra breve gita in Corsica. Sono molto dispiaciuto per Sophie. Giochiamo, conte. Il dolore potrebbe darmi un vantaggio. Ok, speriamo ben. Santo cielo, non mi fido minimamente di lei. Cara, vi dispiacerebbe aprire un'altra bottiglia per me? Ok, ci penso io. Sono vedova, ma anche molto barista, a quanto pare. Come prima cosa dobbiamo recuperare il mazzo extra dal conte. Perfetto, scusate, ma in teoria il mazzo non potevo averlo già in tasca io fin dall'inizio. Prima che il dolore di Madame Daubigny rubi il tavolo, vorreste essere tanto gentile da andarci a prendere del vino, Graciella? Va bene, nessun problema. Conte, non solo questi abiti sono scomodi, ma poteva evitare di farmi mettere i tacchi a spillo, le calze a rete e via dicendo? Che mi scappotto giù per le scale. Allora, vediamo di darci da fare. Dai, e sono tutte carte culo. Perché quelli per porca. Ok, Abemus, lasso. Oh, la barretta ha iniziato a muoversi, dannazione. Abbiamo il fante. Abbiamo ancora singhiozzo? Quello sì, gente. Assolutissimamente, sì. Ok, questa è una donna. Aspetta che non faccio boiate. Perché, in teoria, se io sbaglio, è un cocchio di problema mio. Barrettina... Vedi di restare ferma? Beh, è una cosa che dobbiamo fare una sola volta. Questo ci dà un netto vantaggio. Siete davvero un tesoro, Graciella. Non è il caso di lasciare che il mio bicchiere resti vuoto. Come ho detto, lui usa il gioco d'azzardo come scusa per giustificare i suoi problemi di alcolismo. Ecco qua, vediamo di versargli da bere. Ah, a posto, mi ha anche palpato il culo, ma facciamo finta di nulla che è meglio. E ora inizia la parte difficile. Vediamo un po' quanto puntiamo... Lui ha 400? Ma mi prendi per il chiurlo? Quanto è ricco sto tizio? E se io provo a puntare più alto... Non esageriamo, come ho detto più volte, il denaro non è un cocchio di problema. Ok, cominciamo a scorrere. Dove boia sono le carte? Direi tre cuori, andiamo avanti. Perfetto, allora cuori, perfetto. E poi uno, e due, e due, e tre, e a posto! Ok, segnale corretto. E manche vinta, cosa vuoi di più dalla vita? Turhol, maledizione! Ho combinato? Per favore, ci sono delle signore. Farò finta di aver capito quello che ha detto, ma vabbè, dettagli. Mi spingo fino a 100, perché fino adesso è tutto molto fattibile. Ok, allora vediamo se riesco a ritrovare... No, perché il movimento è al contrario, gente, voi non capite? E che cocchio c'ha, porco cane. Direi tre quadri, quindi abbiamo detto Q... Adri, e poi 1, 2 e 3. Ah, posto, segnale corretto. È stato un po' difficile, proprio perché i comandi dello specchio sono al contrario. Siete un bravo giocatore, conte. Lo so meglio di chiunque altro. Ok, non mi venda cortesemente. Non punterei di più. Va benissimo, torniamo a casa con una quantità spropositata di denaro. Ok, cosa buona e tanto giusta. Allora, aspetta, trova le cocchio di carte.
carte dove boia sono le carte maledette e non lo so, non le vedo, non le trovo, sono rimasto fregato della nazione. Ok, ho rifatto questa parte 4 volte, per me è l'alba di un nuovo giorno, il singhiozzo è passato per fortuna. Mi sono tenuto basso con le scommesse perché non vale la pena rischiare la partita per la 190esima volta. Allora, il trucco è puntare verso l'alto e poi da questa parte, vediamo un po'. Ok, aspetta, quanti ha? 3 picchi, andiamo avanti, aspetta. Ok, aspetta che se me la canno adesso piango veramente nel profondo. Segnale corretto. Oh, beh, abbiamo ottenuto un bel po' di denaro, non ci possiamo lamentare. Che creatura avventata che siete, conte? Non mi ha scoperto stavolta. Sì, una volta sono stato anche sgamato. Mi arrendo. Conte, non so se giocate come un gentiluomo o come un furfante. Mi piacerebbe scoprirlo. Se i miei metodi sono falsati, vi assicuro, madame, che le mie ragioni sono pure. Sapete, è un sollievo scoprire infine della morte di Sophie. Ok, alla fine il signor cavaliere le ha raccontato tutto quello che ci ha addestrato con la spada. Ma mi stupisce sapere di un nipote inaspettato. Avvicinati, voglio vedere il tuo volto. Guardi, non è il mio giorno migliore, non mi sono fatto la barba stamattina, porti pazienza. La faccia di lui è bellissima. Eugene, dai, fatti vedere dalla nonna. Una vedova, soltanto un uomo potrebbe farsi ingannare da un simile travestimento. Già, facciamo finta di nulla, che meglio. Vieni a Parigi, ti insegnerò qualche trucco che conosco. Ah, ma è una truffatrice anche lei mi insegna a truccarmi meglio da donna? In tutta onestà, non so se sei mio nipote, ma hai gli occhi di Sophie. Gliel'ho strappati. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Arrivederci, nonna, saluti a casa. Ok, ce ne siamo andati e non ci hanno sgamato. Yay! Quanto è stata difficile sta parte, voi non ci avete idea. Potremmo andare alla casa da gioco. A Berna in Svizzera. Oh, saltiamo da una parte all'altra dell'Europa, porco cane. Vediamo un po' che truffa avrà in mente stavolta. Stiamo andando a Berna, dove ha appena aperto una nuova casa da gioco. Conosco il proprietario, John Lowe dell'Oriston. Hanno i nomi un po' inglesi, un po' francesi. In casino. Affronteremo la nobiltà del gioco d'azzardo. Navigheremo in acque perigliose, quindi procederemo in modo semplice e sicuro. Useremo il trucco della scatola di tabacco, già sfruttato sulla nave di Ravenò per la Corsica. Sì, però all'epoca c'era la nave che andava avanti e indietro, è stato un casino. Per prima cosa devi sbirciare le carte dell'avversario usando lo sguardo riflesso. Poi devi segnalarmi la carta più alta con il nostro segnale pizzica e lascia. Non è nulla che tu non abbia già fatto. Mio Dio, niente trucchi una volta tanto. Sarò ben felice di saltare le prove e passare il resto del viaggio a riposare, se preferisci. Sì, almeno una volta tanto non mi insegna grammatica, galateo o altre cose. Molto bene! Mi sembra di vedere la guglia della cattedrale di Berna, siamo quasi arrivati. Che poi immaginate quanto fosse scomodo viaggiare in quelle cocchie di carrozze. Sì, avevano un po' di ammortizzatori, ma porco cane, non è che c'erano le strade asfaltate? Mamma mia, era tutto dissestato all'epoca. Ok, qua non siamo mai stati, quindi evitiamo di farci sgamare fin dall'inizio. Oh, il conte di Saint-Germain, proprio qui nel mio casino. Beh, spero che tu sia inglese, santo cielo. Non potevo certo perdermi la vostra nuova attività. Oggi abbiamo tra gli ospiti alcuni giocatori che saranno ansiosi di sfidarvi. Sì, cercando di non essere sgamato o accoltellato male da qualcuno arrabbiato con la vita. Signora, si può levare dai maroni, vecchia babbiona schifosa? Come il signor Lustig, qui vicino a me. Senta, deduco che anche lei sia inglese, lasciamo stare, che sennò devo cambiare accento in 2 secondi. Il piacere mio, vi prego di accomodarvi. Sono al vostro servizio, signor Lustig. Sono ansioso di giocare con voi. Anche se sembra più un nome tedesco, che cocchio ne so. Fai attenzione, ragazzo. Non so cosa abbia in mente il tuo padrone, ma vi terrò d'occhio. Ah, sa che siamo dei bari. Alla grande. Allora, il trucco l'abbiamo fatto un sacco di volte. Il tizio c'ha anche un sacco di denaro. Le puntate sono fisse, non posso far nulla. Questo vuol dire che potrebbe essere un po' problematica la situazione. Allora, aspettate che non l'ho mai fatto con il mouse. È un 8, sapete molto... Dagli la carta! Dicevo, sapete molto bene che a noi interessano solo le figure. Era molto, ma molto più semplice con il controller. Però controllare la carta è più semplice in questo caso. È una mia persona, la barretta si è mossa appena frazione di secondo. Dai, c'è anche la musica classica in sottofondo, porca di quelli per porca. Oh, non ha avuto una carta decente neanche a pagarla? Gioco, dammi direttamente un asso e tanti saluti. Maronneo, sono il mazziere più lento che sia mai esistito sulla faccia della terra. Donna di cuori! Olè. Aspetta, lui vuole sapere solo la carta e non il seme stavolta. Ed infine un normale 5. E chi si è visto, si è visto. Sì, te. Qua la possiamo vincere facilmente. E ora devo dirgli... Aspetta. Non l'ho mai fatto. Oh, porco cane! Ci sono andato per botta di culo. La donna era verso il basso. Non ho ben capito come gliela devo segnare.
Ah, dovevo prendere il controller da nazione per sta parte. Oh no! Qualcosa non va, signor Lustig? La fortuna è una musa volubile. Forse è il caso di cambiare mazzo? Ma certamente. Crede che sia il mazzo, no? Il mazzo te lo stiamo facendo noi, Ciccio. Ma vabbè, dettagli. Non ha capito che stiamo sbirciando sotto le carte. Ma è un trucco così ovvio che nemmeno un bambino ci cascherebbe. Abbiamo un asso di picche. Credo fosse un asso di picche. Non ho guardato bene il seme. Gioco, mi servirà un altro asso? O peggiore delle ipotesi, ci perdiamo veramente pochissimo. Aspetta un attimo. Ora che sappiamo di che è un asso, posso tranquillamente dare il resto delle carte. Però sì, questa è una di quelle fasi in cui il controller era decisamente molto ma molto più pratico. E se anche mi fossi sbagliato, non è un grande problema perché ci perdiamo pochissimo denaro. Possiamo ritornare a giocare con chi era la contessa, il generale e tutte cose. Già persone che abbiamo già affrontato in passato. Ok, aspetta, picche, perfetto. E poi era un asso. Olle! Poco denaro, ma meglio che nulla. Come manche persa? Come? Ma ha detto che era giusto? Ha detto, sono stupido io o era tutto giusto? Una sconfitta, sono quanto mai colpito. Anche il mio povero figliolo è rimasto sconvolto. Vai a fare due passi, ragazzo, ma prima mi verseresti del vino? Perché? Non c'erano altri trucchi da eseguire durante questa truffa? C'è qualquadra che non cosa? Abbiamo finito il vino. Prendi un'altra bottiglia, già che ti stai alzando. Non sono le nostre carte. Esamina il mazzo, sono sicuro che sia stato modificato. Oh no! Ci stanno truffando. Cosa devo guardare? Ok, sembrano tutte normali per adesso. Vediamo di controllare soprattutto le carte. Guarda un po'. Sapete, quando ero un generale nell'esercito, dicevamo sempre che un sistema di segnali era efficiente solo quanto la memoria dei soldati. Dopotutto basta una mela marcia per rovinare la cassa. Non sono sicuro di cosa state cercando di dirci. Ah, ho capito. Praticamente devo segnare le carte basse nello stesso modo, così lui rimarrà fregato. O del perché dobbiate gridare se è per questo. Chiedo scusa, mi affido spesso a metafore per dipingere un'immagine chiara. Dipingere un'immagine chiara. Conte, lei è un genio della truffa. Oh, ma dov'è il vino? E tua nonna in cariola. Allora, prendi un 8 e gli facciamo lo stesso identico simbolo. Aspetta un attimo. Ok, e questa è una nuova truffa. Il pittore improvvisato. Questa l'ho inventata io sul momento o l'ha inventata il conte? Ok, no, l'asso lo lasciamo così. Segna anche il 4, porco cane. Devo andare di più di fretta. Porca di quelli per porca. Adesso che devo fare due segni è decisamente molto ma molto più complicato. Aia. Mi sa che questa manche dovremmo rifarla di sto passo. Vai così, prendi un 9. Va bene anche il 9. Tutte carte alte, sto sculato DM. A posto, possiamo ritornare indietro. Il bastardo che ci ha provato. Oh, sei tornato col vino. Versami un bicchiere. Signor Conte, ho capito esattamente le sue istruzioni, non tema? Si goda tutto il suo bel vinello. Devo capire com'è l'ottima versata. Sono proprio ma proprio curioso. Allora, mi sa che dobbiamo fare ancora una volta la truffata. Arca boia, però la barretta... è pericolosamente alta. Dobbiamo solo evitare che si alzi ulteriormente, ma tendenzialmente si alza solo quando sto segnando le cose con le dita. Per quanto posso ancora sbagliarla, ragazzi. Signore, si dia una calmata, siamo tutti amici a questo tavolo. Non c'è nessun problema, nessuno sta tentando di truffarla. Cioè, tecnicamente si sta truffando da solo, ora che ci penso bene. Oh, il karma, donna di... Vabbè, è un'altra donna, non è un problema. Era di picche, credo. Allora, aspetta, fiori, perfetto. E la donna era verso il basso. Olle. Per un secondo la barretta si era triggerata male. Manche vinta. Però non gli abbiamo preso quanto avremmo potuto. Vi ringrazio, signor Lustig. È stata una partita molto interessante. Posso ancora giocare? No, signor Lustig, non credo proprio. Penso che sia il momento che ve ne andiate. Diciamo che l'abbiamo fatto sgamare. Ai, si sta andando via a testa bassa. Guardi che non ero l'unico baro nella stanza. E comunque rubare a un baro è un po' come rubare ai ladri. Tecnicamente è giusto. Sono deluso, John. Ci avete fatto giocare contro un baro. Le carte erano segnate. Eravate fatti l'uno per l'altro, quindi... Ora andate via, questo è un luogo rispettabile. Bastardo! Ci aveva sgamato fin dall'inizio. Vabbè, comunque usciamo con le tasche più piene rispetto a quando siamo entrati, ma... Potevamo fare decisamente di meglio. Allora, faccio giusto un salto al campo Cascarot. Vediamo come ce la passiamo con il fondo. Io e il conte abbiamo dato 1610 Luigi. Perfetto, ma... No, Ciccio, Eugene,
Porco cane, voglio donare anche il resto del denaro. 240 Luigi. Vediamo un po' quanti ne possiamo donare noi. Vabbè, possiamo effettivamente arrivare tranquillamente a 4,80. Ce ne rimarrebbero... beh, 130 non è male. Facciamo giusto un cicinino più del conte, giusto per farlo rosicare. Complessivamente abbiamo donato 2100 Luigi, porca di quella suprema porca. Ok, quindi Ireneo stava facendo la stessa truffa più o meno che stavo facendo io. Oh, buongiorno. Lei cosa ci fa qui? Ma... ciancio alle bande. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Non abbiamo fatto effettivamente passi da gigante, ma è già tanto che io sia riuscito a non farmi riconoscere travestito da donna. A quanto pare la gente del tempo non era molto furba. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace oppure diventerete una vedova. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!